Siete pronti per un tuffo nelle leggende metropolitane nipponiche? Kuchisake Onna, la donna con la bocca spaccata. La leggenda narra la presenza di una donna misteriosa con la bocca spaccata da un orecchio all'altro, che potrebbe saltar fuori in qualunque momento, mentre state passeggiando tranquillamente da soli, specialmente se al buio o nelle ore serali e notturne. Anche se lo voleste, non potrete scappare da lei, poiché ha un abile dono, quello di teletrasportarsi ovunque voglia, quindi potrebbe seguirvi all'infinito finché non vi farà la sua domanda di routine. Sono bella. Se la vostra risposta sarà no, la donna vi taglierà la testa con un paio di grosse forbici affilate. Se invece direte di sì, toglierà la maschera che è solita portare per mostrarvi il suo vero volto e il suo enorme taglio sul viso. Chiederà nuovamente: ed ora sono comunque bella. Se la vostra risposta sarà no, vi taglierà a metà. Se la risposta sarà affermativa, farà lo stesso taglio sul vostro volto. Akamanto, cappotto rosso. Akamanto è la leggenda di un giovane maligno ossessionato dai bagni. Quando vi capiterà di sedervi su un water, ma non vi è carta igienica a disposizione, egli apparirà e vi chiederà se la volete blu o rossa. Alcune versioni parlano di un cappotto rosso o blu. Se sceglierete la carta rossa, il maligno farà a pezzi il vostro corpo, mentre se opterete per quella blu, verrete strangolati. In entrambi i casi, la vostra fine non sarà delle migliori. Tomino's Hell, l'inferno di Tomino. Si tratta di una poesia con una maledizione terrificante al suo interno. Infatti, chiunque la legge ad alta voce, muore. L'inferno di Tomino è stata scritta da Yomota Inukino ed è inclusa nel libro The Heart is Like a Rolling Stone del 1919. Provate a cercarla su Google, ma non sfidate la sorte, a meno che non ne abbiate il coraggio. Hitobashira, pilastri umani. Un tempo in Giappone si credeva che mettere degli esseri umani durante la costruzione di edifici li rendesse più stabili e solidi. Di solito venivano seppelliti all'interno dei pilastri. Oggi si racconta che gli esseri umani seppelliti a questo fine siano moltissimi e che gli umani all'interno dei pilastri tentino di perseguitare chiunque entri in quegli edifici. Teke teke, suono mostruoso. Il teke teke pare sia il rumore che questa creatura mostruosa fa mentre si muove. Si racconta che fosse una bella donna che un giorno è caduta sui binari di una stazione metropolitana e un treno la tagliò a metà. La sua rabbia è ancora così forte che di notte, col solo tronco del corpo, va alla ricerca di vendetta. Se vi incontrerà, non potrete sfuggirle. Anche con metà del corpo è molto veloce e vi taglierà in due con una falce.